Io faccio diagnostica. Tutto quello che chirurghi, endoscopisti o cosa vedono, tolgono e trovano, io devo fare diagnosi. È una responsabilità, nel senso, in base a quello che tu vedi o non vedi, cambi la vita di una persona. Siamo una macchina molto interessante che funziona molto bene quando funziona. Poi si rompe facilmente, va curata, si adatta a tutto. Abbiamo quelle che noi definiamo le metaplasie, sono cambi di epitelio in base al stimolo esterno che lo fa mutare in un altro per resistere. Tutto è in cambiamento finché riusciamo ad adeguarci. Tu non hai il paziente, quindi ogni tanto dimentichi quello che tu stai refertando, però quando ti soffermi vedi l'età del paziente, vedi le cose, tu hai la percezione di come andrà l'evoluzione della malattia. Puoi tirare dritto, fare finta di isolarti e rimanere al tuo vetrino e le tue cellule, però non sempre ci riesci. Facciamo anche le autopsie. Ho fatto autopsie ai bambini, ragazzini di 18 anni, a volte è successo, e quelli sono difficili, però devi farlo. Quello che era, quello che ci contraddistingue e quant'altro, quando sono sul tavolo sono già andati via. Non è più la persona che era prima, non c'è più quella che vuoi chiamarla anima, essenza, quello che è. Dal mio punto di vista non c'è più. Devi aprire, analizzare tutti gli organi, devi mantenere un decoro, diciamo, tu devi fare il tuo lavoro, quello che è, ma facendo in modo che sia meno evidente possibile, perché comunque i parenti lo vedono, quindi tu non puoi deturpare il corpo. È molto spersonalizzato, nel senso è un corpo nudo avvolto in un telo. Non so, è statico, è qualcosa di... Non riesci a percepire qualcosa veramente. Decontestualizzi sempre di più tutto, quindi anche quella carica di energia e di cosa fai più fatica, e secondo me lo percepisci di più in una corsia. Noi vediamo l'evento finale. Normalmente hai persone anziane che non hanno fronzoli, non hanno niente, non hanno smalto, ti arrivano svestiti dentro un telo, e invece questo ragazzo che aveva i braccialetti da mare che ho comprato anch'io, avevo comprato un mese prima, capito? Lì effettivamente ti hai una percezione di quello che è stato, nel senso che non è un corpo fino a se stesso, ma aveva una storia, aveva di più. E lì cerchi proprio di decontestualizzare la cosa, è lavoro, perché sennò è difficile. Cerchi di dimenticarlo, di farlo come se non fosse niente, ma in realtà è impegnativo. Cioè, ogni tanto ti soffermi e pensi a tutta la responsabilità che hai sulle spalle, dici, cacchio, ma chi me l'ha fatto fare? Poi vabbè, no, è molto colorato questo lavoro in realtà, sono variazioni di colore di tutti i tipi, abbiamo anche colorazioni speciali sul fucsia, verde, devi vedere le sfumature di verde, azzurrino, grigio. Il gruppo dei fisioterapisti è piuttosto corposo ed è diviso in due macro aree, che sono la macro area del Sant'Orsola e del Malpighi. Più o meno siamo assegnati a gruppettini nei vari padiglioni più grossi oppure su consulenza, e ogni padiglione ha la sua caratteristica. Il 25 sono Covid, il 5 sono chirurgie addominali, tutti criticissimi. Il paziente che abbiamo qua non è un paziente normale per quello che si studia all'università, perché sono tutti pazienti che hanno tante cose in più. Ti devi sempre adattare, sempre inventarti in modo migliore. Tutto ciò che riguarda il paziente con problematiche cardiache o respiratorie. E lì c'è la parte anche del fisioterapista che rialza il paziente, lo riallena.
Parte dalla terapia intensiva, il paziente apre gli occhi e tendenzialmente bisogna cominciare subito. C'è la parte motoria, ma poi c'è la parte respiratoria. Se io vado a far funzionare bene i polmoni, allora dopo il paziente riesce a stare meglio e si riesce anche a muovere con più resistenza, con più tolleranza allo sforzo. I pazienti del padiglione 5 hanno degli interventi molto grandi e importanti addominali e loro hanno molta paura di rompersi tutto, hanno paura di respirare, hanno paura di fare la tosse. Bisogna essere un po' empatici, molto pazienti. Cioè, se io mi prendo il tempo di spiegare a una persona come può alzarsi da solo, come può camminare, poi nessuno nel reparto lo deve più fare. Mentre se io non mi prendo il tempo di farlo, questa persona continuerà a chiamare, a chiedere. Per esempio, adesso in area Covid da un anno, questi pazienti non vedono nessuno, non vedono i parenti, non parlano. Quindi quando hanno qualcuno con cui possono dire la propria storia, hanno piacere e questo li aiuta anche un po' a ritrovarsi, perché a volte vengono da intubazioni lunghe, con degli incubi durati giorni e giorni, si svegliano veramente spaesati che non sanno tante cose, per cui poter ricollegare e avere anche una figura che li segua in questi giorni può essere d'aiuto, quindi anche il dialogo è molto importante. Parlando proprio di bene del paziente, è importante che io mantenga il mio ruolo da professionista. E dall'altra ho bisogno io, professionista, di non portarmi a casa tutto il carico emotivo di dolore che ha il paziente, perché hanno delle storie terribili. Se si indaga troppo, si va giù. Devi anche stare distaccato, anche perché se ti metti a piangere con ogni paziente che ti commuove, non fai il tuo lavoro. A loro fa bene avere qualcuno che gli dà delle indicazioni chiare. A volte c'è qualcuno che magari è molto giù, qualcuno che invece ha molto male ma ha voglia di fare, ce ne dobbiamo un po'. E chi è molto giù a muoversi sentirà molto più male rispetto al paziente che magari è stato operato, fa lo stesso intervento, ha gli stessi punti, però ha voglia di fare. Dice, no vabbè, ma questo lo sopporto. Quel tono dell'umore del paziente aiuta. Veramente ti fa vedere due realtà molto diverse. Il paziente lo tocchi ed è bello anche per il fatto che magari è un paziente che ha bisogno di essere toccato. Certo è che il paziente con noi, proprio per il fatto che ci stiamo tanto, che lo seguiamo a lungo, arriva a un grado di confidenza che magari con il dottore magari non ha. Quando siamo lì a fare le nostre cose li ascoltiamo, perché il fiato per parlare c'è sempre, ti raccontano tutto e hanno più confidenza anche per farti delle domande che ad altri non si permetterebbero di fare, anche solo perché il dottore è il dottore. Il paziente deve essere sempre dignitoso. Se lui si dimentica e va in giro nudo, noi lo copriamo. Lì devi mantenere il contatto con la realtà, perché c'è gente che in ospedale ha da così tanto che non si ricorda più il ritmo della giornata, non si tiene più cura, quello glielo devi dire. Dati una pettinata, lavati le mani, guardati allo specchio, mettiti un po' a posto. È che noi però sulle vergogne dobbiamo anche un po' normalizzare. Se sei in ospedale, tutti sanno che sei qua per qualcosa, sono tutti messi come te, ok? Perché sennò se qua si vergognano non fa più niente nessuno, stanno tutti a letto. Dobbiamo convincere dei pazienti a fare cose che loro non hanno voglia di fare e quindi li dobbiamo un po' comandare, nel senso buono ovviamente. Vedo talmente tanto di tutto qua dentro che il mondo mi sembra fatto così, ecco, tutti diversi, per un modo o per un altro, anche perché qua vediamo delle diversità che magari da fuori non si vedono, vediamo dei tagli, delle disabilità che magari fuori per strada tu non noti, ma ci sono. Noi non facciamo le fisioterapiste, noi siamo fisioterapiste. Io me riconosco un cambiamento di carattere, un cambiamento proprio della mia persona grazie al lavoro che faccio. Il paziente che ritorna a camminare non sono brava io, è un lavoro di squadra e sono contenta, ma non la sento come la vittoria. Contenta se trovo il modo di farlo vincere. Qua abbiamo dei casi limite, quindi io ogni tanto mi vengono in mente a spot persone che non so come abbiano fatto a uscire e ogni volta penso, beh, dai, ce la si può fare. Thank you.
Da quando ho scelto di fare il pediatra, di occuparmi dei bambini, mi sono appassionato a quest'ambito specifico, quindi bambini con problemi neurologici, ed ho sognato di poter andare avanti e mi sento più che soddisfatto. Il mio forte desiderio è quello di riuscire a far convivere il motivo, la domanda che mi ha spinto a scegliere questo lavoro con la necessità di maggiori responsabilità, di una visione, direi, ecco, più matura. Non so se è più una questione di domande o una questione di risposte, ora, pensandoci. Noi ora viviamo in un'epoca in cui abbiamo molto supporto dalla scienza, però rimane una parte importante, forse più affascinante, che ti dà maggiore soddisfazione, che è quella artigiana, in cui ci metti del tuo, in cui trasporti la scienza, le tue conoscenze scientifiche nella gestione unica e nella comunicazione unica e nel rapporto unico e nello scambio tra te e le persone che hai di fronte, che tra l'altro sono persone che ti si affidano. Di necessità di gestione di questa simmetria tra te, il bambino, il genitore, quindi tu devi essere in grado di gestire tutte queste parti, e questo è il bello del lavoro, e anche nella gestione più ampia del sistema non perderla questa cosa. Il protocollo non è di per sé stesso una gabbia insormontabile, anzi i protocolli servono, sono utili, garantiscono che si mantenga un certo standard spesso, però non vuol dire perdere la unicità della persona. L'applicazione di quello che fai la puoi, insomma, personalizzare in tanti modi, e la devi personalizzare, perché sennò ti manca un pezzo. C'è sempre un bambino di mezzo, un bambino che spesso ha delle problematiche gravi e a volte ha un'interazione non completamente abituale con l'ambiente. Ci sono due genitori che non sono la stessa persona, sono due altre persone, e sono importanti, sono fondamentali nel nostro lavoro, quindi cercare di creare il vestito giusto, diverso, è la parte anche più di arte forse del nostro mestiere, che rimane una scienza ma è anche un'arte. È un momento del lavoro in cui mi piace molto dare le comunicazioni, ovviamente mi piace più quando sono comunicazioni buone, piacevoli, ma anche le comunicazioni più brutte mi lasciano. Il fatto di riuscire a interagire in modo adeguato, col giusto coinvolgimento. Nel mio ambito spesso sono costretto a comunicare patologie per cui non posso proporre una reale cura o non posso immaginare la guarigione. Nello stesso tipo di comunicazione puoi metterci molto anche di te, e vedo che insomma questa cosa torna subito, torna dopo, perché a quel punto tutto si gioca nel come quel qualcosa di brutto è vissuto. Parliamo di vita di bambini, parliamo di vita di famiglie. Quello che cerco sempre è veramente uscire dalla malattia con il suo nome, con il suo brutto nome, e passare al bambino. La malattia a volte diventa, come dire, determinante, modifica, strazia e altera totalmente la vita dei bambini e delle famiglie. Però quei bambini e quelle famiglie rimangono con anche tutte le cose belle che ci sono e che in quel momento sono difficilissime da vedere. Il lavoro della cura spesso in queste situazioni è quello di, gradualmente, riuscire ad accompagnare i bambini e le famiglie. Sottolineare che il loro bambino non è la malattia, ecco. È il loro bambino, rimane il loro bambino.